Province e comuni avvocati chiamano all'azione i parlamentari abruzzesi per la salvaguardia dei tribunali minori incappati nel vortice della riforma della geografia giudiziaria, tra i quali ovviamente il tribunale di Sulmona. L'asse Sulmona-Avezzano-Marsica-Valepelinia si consolida sul fronte della battaglia per i tribunali. L'onorevole PD Stefania Pezzopane ha già annunciato un emendamento, ma ce ne saranno altri per convogliare in un unico emendamento la richiesta di un'ulteriore proroga fino al 2023. Per il sindaco della città di Sulmona, Anna Maria Casini, non è un allungare ulteriormente l'agonia, ma la strada al momento da percorrere. No, intanto è una strada necessaria, proprio perché se non si otterrà la proroga in tempi brevissimi, già dai prossimi mesi si dovranno andare a calendarizzare i riti prossimi già nelle nuove sedi. Quindi perché i tribunali vengano mantenuti e quindi possano anche partecipare alla revisione della geografia giudiziaria, ma del sistema giudiziario complessivamente inteso così come voluto dall'Europa, oggi bisogna assolutamente ottenere la proroga, che sarà possibile già nei prossimi giorni attraverso emendamenti presentati da alcuni parlamentari regionali, che però vanno sostenuti fortemente da tutta la politica trasversalmente intesa, proprio perché questa non è una battaglia di colore, ma una battaglia di territorio. Tenete conto che la soppressione dei quattro tribunali cosiddetti minori abruzzesi renderebbero completamente sguarnita di presidi di legalità, di giustizia come tribunali, tutto l'Abruzzo meridionale, e questo è un danno notevolissimo per le popolazioni residenti, che vedrebbero venir meno un diritto di cittadinanza fondamentale.